Il commercio a Teramo fa segnare ancora una flessione negativa del meno 20%. Nonostante le feste natalizie e i saldi partiti da qualche giorno, le vendite non sono mai decollate. Spopolamento della città, un centro storico poco attrattivo per attività ludiche e il nuovo corso che non brilla per bellezza. Tutti elementi che hanno portato i consumatori a preferire la grande distribuzione. A farne le spese la città è un'intera categoria di lavoratori che lamenta scelte politiche sbagliate. Come sono andate le vendite complessivamente in questo Natale e adesso come vanno con i nuovi saldi? Ma in merito al Natale, complessivamente al mese di dicembre, il centro storico, il conteggio è negativo. Quest'anno a livello generale, salvo qualche eccezione, c'è stato un ulteriore calo della media del 20% nel consumo in centro storico. Come se lo spiega? Come lo spiega? Che Teramo purtroppo a seguito sia della disamministrazione, dei provvedimenti amministrativi presi nei quinquenni precedenti, che ha portato sostanzialmente allo spopolamento urbanistico della popolazione, nello stesso tempo anche a livello commerciale, favorendo la grande distribuzione in periferia, nei momenti importanti le popolazioni si concentrano più sulla grande distribuzione a consumare che nei centri storici. Per rilanciare lei che cosa consiglia? Bisogna riportare all'interno dei centri storici le attività e i servizi. Intanto a fine gennaio il cantiere del Corso San Giorgio, dopo 2 anni di lavoro, dovrebbe chiudere battenti. Con l'ultima azione della modernissima copertura di Largo San Matteo, che fa storcere il naso a più di un teramano, l'opera di restyling è completa. Nuovo corso, si è detto che tutto e di più, io che cosa potrei aggiungere? A parte la tempistica che è stata proprio lunga, oltre 2 anni, perché ancora 2 anni li abbiamo celebrati a ottobre scorso e a gennaio ancora non sono ultimati, è ancora da ultimare qua su la famosa pensilina della benzina di Largo San Matteo, così come è stato soprannominato dalla gente qua a Teramo. Il lavoro è certo che è meglio di come era prima, perché prima era ridotto proprio ai minimi termini, però il colore scelto e la tipologia del materiale secondo me si prevede un alto costo di manutenzione nel tempo, ma soprattutto è il tipo di colore che evidenzia le macchie e lo sporco, e pretendere che una via pubblica non si macchi e non si sporca è impossibile.